Salve Salvino! Lui, ad esempio, mi ha insegnato una cosa importante. Mi ha insegnato che stiamo veramente fingendo di morire. Quindi lui, tutte le volte che cade, ad esempio, si vede come un gioco. Cioè, finge di morire, non è poi così drammatico come a volte si vede in teatro, in certe scene. Questo me l'ha proprio passato, ecco. Com'è recitare con Giovanni? Molto bello, è una fonte che non si esaurisce, cambia sempre, una persona costruttiva, evolve sempre la scena, quindi è sempre un stimolo, no? E dal punto di vista però artistico, lui rende come un altro attore? Sotto alcuni aspetti di più, nella libertà di essere, di non avere barriere, schemi. Ogni minuto, ogni attimo che passi con lui scopri sempre delle cose nuove e poi è molto interessante scoprire i tuoi limiti. I ragazzi diversamente abili hanno una qualità straordinaria, in loro gesto e emozione coincidono, ecco, quello che per un attore necessita di tantissimo training, tantissima ricerca, in loro è una dote naturale. Noi attraverso il lavoro con le persone come Giovanni cerchiamo una sincerità, perché per noi il teatro è cercare di arrivare all'altro, al cuore dell'altro. E nel prossimo spettacolo che parte fai? È il sindaco, è che rubano, è il portafoglio, è i documenti. Never found me yet. Never found me yet. This one thing I know, holy love, Jesus' blood. Never found me yet. Never found me yet. Jesus' blood. Never found me yet. This one thing I know, holy God, Jesus' blood. Never found me yet. Never found me yet. Il progetto Risvegli nasce 2 anni fa a Firenze. Praticamente si tratta di un progetto che prevede laboratori teatrali e spettacoli con soggetti, non si sa più come chiamarli, portatori di handicap, no, diversamente abili, con pazienti psichiatrici dei centri diurni, con comunità residenziali psichiatriche. Questo progetto ha portato alla realizzazione di 3 spettacoli
che sono spettacoli di teatro integrato, cioè fatti con pazienti, operatori e giovani attori in formazione, che hanno fatto anche un percorso formativo su tecniche del teatro con i diversamente abili, con i ragazzi che erano in scena qui anche oggi, insomma. È una condizione da raggiungere, no? È una condizione, noi in realtà ci abbiamo tutti malattie, problemi, conviviamo con la malattia, no? E facciamo finta di essere sani, quindi un po' tutti ci sentiamo non perfetti, e questo magari si nasconde, non si vuole ammettere. Nei diversamente abili noi troviamo una verità artistica, perché in loro gesto e emozione coincidono, uno sforzo reale, un gesto pieno, quasi sempre interessante, una grazia spesso inaspettata e comunque una difficoltà, diversità che ha interessato sempre il nostro lavoro. Noi abbiamo cominciato con i tossicodipendenti che non ne volevano. Loro sono degli attori straordinari, ma sono anche dei grandi maestri, ci sono dei tempi inaspettati, ci sono delle follie che praticamente, come stasera, sovvertono completamente la scena, ma anche indicano delle strade da percorrere.